Allora Andrea, vittoria difficile, combattuta in un campo difficile contro una squadra che ha giocato molto bene come Modena. Siamo risaliti dalle difficoltà e questo è un aspetto molto importante, no? Magari ne avevamo avute poche nell'ultimo periodo, stasera siamo stati bravi sotto 1-0, 22-20 per Modena a ribaltarla. Sì, hai detto giusto. Loro sono stati magnifici, ci hanno aggredito all'inizio, ci hanno messo in grave difficoltà. Noi abbiamo subito tanto, all'inizio non riuscivamo a rialzarci, ma penso che la chiave della partita sia stato il primo set, perché stavamo perdendo secco e li abbiamo recuperati, rimontati, solo un nostro errore gli ha permesso di chiudere il set, altrimenti non so come sarebbe finito. Però questo secondo me è il primo set, malgrado abbiamo perso, ci ha dato lo spunto per combattere, perché il secondo set abbiamo dovuto combattere fino alla fine. Naturalmente poi siamo stati bravi come al solito, muro di difesa ha fatto la differenza. Abbiamo veramente lavorato ancora benissimo questi due fondamentali e alla fine ci ha dato ragione. Senti, abbiamo chiuso matematicamente il discorso per il primo posto in regular season. So che a te queste cose interessano relativamente, però il risultato comunque no, importante e soprattutto insomma arrivato dopo un grande percorso. Sì, non è che ci pensassimo troppo onestamente, perché il vantaggio è già tanto. Non dobbiamo, sai, pensare di essere più furbi o più bravi degli altri, perché gli altri si stanno tutti aspettando nei momenti decisivi. Il primo momento decisivo sarà la finale di Coppa Italia, che sto guardando Piacenza con grande attenzione, è una squadra che può metterci in grave difficoltà, quindi è meglio che stiamo concentrati, è meglio che stiamo umili, non pensiamo troppo ai record, ma pensiamo a giocare meglio di partita in partita. Ecco, allora pensiamo, ti ci porto con l'ultima domanda al prossimo match, mercoledì siamo in campo contro il Duren, qualificazione già in cassaforte, è importante però cercare di chiudere più alti possibile nel ranking, insomma in vista della fase playoff. Sì, hai detto bene, non possiamo andare in campo e pensare che è già vinta perché siamo più bravi. Seconda cosa, come hai detto te, dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per il discorso della classifica, anche se non sarà decisiva, però allo stesso tempo dipende molto in che quarto di finale poi ti vai a schierare. Di conseguenza andremo in campo per fare il nostro meglio, cercare di vincere la partita meglio e prima che possiamo. Grazie Andrea.